Amici di M Gaming della Kings Cup, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati qui in questo nostro solito sabato pomeriggio. Signori, oggi siamo qui a commentare il sesto round della categoria Formula 3 targata Kings Cup. Oggi, signori, in cabina di commento, come sempre, il vostro Jim e come c'è anche Massimiliano. Eccolo qua, si è appena unito al party il nostro Massi. Ciao Massi, buon pomeriggio. Buon salve! Eccolo qua il nostro Massi, il nostro vice amministratore. Allora Massi, appena l'invito ce l'hai, sì? Va Sì, sto entrando, un secondo che arrivo. bene, va bene. Allora signori, intanto che Massi entra in lobby, eccolo qua, subito vediamo che già escono qui i ragazzi per il sesto round della Formula 3. Signori, Q brevi è 25% come ogni weekend e in E loro più. escono, io entro. Esatto. E in più vi faccio notare anche che oggi abbiamo dei nuovi piloti in griglia. Abbiamo il pilota Alfa Romeo Motorobotico che si chiama Andrea, quindi noi lo chiameremo Andrea anche per comodità. E oggi wildcard in Alfa Romeo abbiamo Tony LM03 in Williams, che oggi va a sostituire B-Level purtroppo assente dopo il podio conquistato a Miami. E in più in Ferrari abbiamo anche la presenza di una nuova wildcard, Tiger, che va a sostituire The Rogue. Problemi di connessione per lui e purtroppo non può prendere parte Peccato. alla gara. Però Che peraltro comunque, vai vai. aggiungo una cosa, questo ragazzo su WhatsApp ha come nome il predestinato ed è in Ferrari. Ho detto tutto. Esatto, abbiamo Ho detto detto tutto. Comunque Massi, guarda qua già quanti sono in pista. Cioè proprio che hanno la voglia di andare a far segnare il miglior tempo. tutto. Questa Sono qualifica. tutti attaccati, sono tutti attaccati. Esatto, e quindi adesso sicuramente da prestare la massima attenzione in pista, No, si fa come quello MotoGP, tutti sotto scia. sempre. Eh sì, ma poi il giro come lo fai? Vabbè, si fa in qualche maniera. Si fa in qualche maniera. Vediamo, il primo a fare il giro è Tony, a seguire c'è Kozza, Alfa Romeo, poi Sto arrivando vai vai, le due Alfa Tauri, arriva anche l'altra Williams. Quindi intanto attenzione qua, Tony un po' lungo qui in curva 2 nella percorrenza. Andiamo a vedere anche Kozza. Forse subito bandiera gialla intanto. Vediamo, vediamo, perché adesso saranno da seguire tutti gli intertempi. 22.4 Kozza e Tony. 22.3 Kozza invece. A seguire, vediamo, arriva invece Ragno. 22.9 un po' più alto l'intertempo. Invece Gianni 22.4 ma subito annullato. Forse anche una Ferrari nel giro. Sì, 22.6 Tiger. Mentre attenzione l'Alfa Tauri, un errore lì in uscita dalla 4. Ragno anche lui va fuori pista, errore. Sono tutti quanti nel giro, tutti nel giro tranne Zambrix, Alex, Flavio e Matthew che è uscito dai box dopo gli altri. Quindi teniamo d'occhio Tony adesso che sarà il primo ad andare a far chiudere il crono. Intanto per i ragazzi in live che siete qui, vi mando un grandissimo saluto, un buon pomeriggio a voi. Andiamo a vedere quindi Tony come riesce a chiudere il suo giro. Il pilota della Williams lo chiude in 18.9, mentre arriva Kozza. Andiamo a vedere il pilota Alfa Romeo, la mette in 18.3, prima posizione per adesso per Kozza, ma vediamo che sta arrivando anche un Alfa Tauri, è quella di Paco, 1.18, 259 il lombista, 1.17, 652, e scende subito sotto il 18, ma attenzione anche l'altra Alfa Romeo, quella di Andrea, 1.21.5. Mi sa, no, infatti il tempo è alto, quindi dovrà sicuramente rifare il tempo con Tony. Intanto che si è fermato in mezzo alla pista, cioè non in mezzo al lato, non ho capito cosa sia successo. Speriamo nulla di grave. Arriva anche Spider in seconda posizione, 1.18.127, buonissimo tempo per il pilota dell'Alpine, la wildcard dell'Alpine, l'abbiamo nominata prima. Intanto Tony purtroppo squalificato, mentre vedo che si è rilanciato Tiger, il pilota della Ferrari, che però mi sa che sta avendo un attimo di difficoltà e la salva qui al limite. Adesso si rimane un attimo qui fermo perché giustamente stava passando l'auto. Un po' di difficoltà per Tiger, mentre andrà a vedere Matthew che arriva sul traguardo, il leader del mondiale, 1.17.637, la va a mettere in prima posizione. E Matthew c'è, Matthew è lì. E si mette veramente per questione di millesimi davanti all'Omba, che come a Miami si stavano giocando tutti e due la pole position. L'Omba anche lui ha dimostrato un grandissimo salto di qualità dalle prime gare.
Quindi non nego che oggi potrebbe lottare per la vittoria, ma andrei a vedere anche Giovanni che sta arrivando adesso, pilota dell'Alfa Tauri, arriva anche un Alfa Romeo, vediamo. Vediamo Andrea che riesce a farsi comunque 22-1, un tempo un po' alto, poi 18-5 da parte di Giovanni, si mette lì a 2 decimi dal tempo di corsa. Mentre Zambrix, attenzione, incontra forse un po' di traffico da parte della McLaren, mi sembra quella di Checco. Poi a seguire va ad affrontare le chicane qui dell'ultimo settore, forse un po' titubante nella percorrenza. Vediamo comunque come riesce a chiudere, cerca di stare più interno possibile. Arriva Zambrix, 1-17, 1-17, Cioè, 417. godo, torno, è il mio amicone Zambrix, godo, bravo Zambrix. E giustamente, ma si aspettava proprio il pilota della Red Bull. Ma attenzione anche Alex che nel giro arriva adesso sull'ultima curva il pilota della Ferrari, il tempo da battere 1:17 417, arriva Alex sul traguardo, Alex King 1:17 204, la mette in prima posizione il pilota della Ferrari Mamma mia. ed è una Oggi pole position Ferrari provvisoria. e Red Attenzione, Bull oggi sono a cannone proprio. mamma mia come vanno. Una Mercedes terza. McLaren È come nella vita reale. in Ferrari, quarta, Red Alpine Bull, Mercedes. quinta, Alfa Tauri, Zeros intanto si ritira. No! Zero, su what are you doing, man? Zeros non l'abbiamo visto, ha fatto segnare un 18-6, Aveva. errore. Eh sì, aveva fatto segnare Aveva. un 18-6, infatti l'ha persa lì PlayStation. sicuramente il cordolo interno. Anche Flavio intanto errore alla curva 3, la perde. Flavio ha un po' di giorni che dorme, c'è un paio di garette che purtroppo non è più come Non prima, concretizza, esatto. Ha ha perso fatto lo il boom smalto. in Bahrain, dove ha vinto, e poi si è un po' spento. Oh, si è rigirato. Eh già. No, no, attenzione, Flavio. no. Oh, Anche Spider ha abbandonato, forse è eh crashato. sì, Crashard dovrebbe avere l'invito in caso, se poi mandagliene un attimo un altro. Sì. Flavio spostati. Ok, meno male. Sì, lascia passare Flavio adesso perché. Vediamo anche se c'è qualcun altro nel giro, forse Paco, 51,8 nel secondo settore, vediamo il pilota Alfa Tauri come chiude. Adesso in percorrenza dell'ultima curva, spunta adesso sul rettilineo, apre l'ala mobile. Però... Ok, Ok, rientrate, rientrate. Spider rientra comunque, Paco si lancia adesso, si lancia anche Cozza. E anche Lombis era nel giro, ma Checco. prende taglio. Checco con la Mercedes è un'incomprensione. Oh, Checco ed Ema intanto Si è in sono toccati comprensione. proprio. Si è toccato poco e gli ha dato la penalità. Mi dispiace, peccato. Quindi adesso Checco ed Ema penalizzati subito in qualifica. No, forse solo Checco, non Ema. Vediamo anche dal direttore di gara al volo. Però scusa, Emma stava spingendo, ma non era neanche Ok. nel giro, è in giro di uscita, Ha tipo. preso Checco la penalità. Sì. Ma era nel giro di uscita, sia Gecko che Emma, non capisco Oh, e perché Emma l'ha attenzione, trascurata così. ti segnalo un attimo, il lombista ha fatto fucsia nel primo settore. Teniamolo Lomba. sott'occhio. Lomba per adesso 18-6, Lo la sua miglior prestazione. È a 4 decimi dalla pole position provvisoria, a 9 minuti dalla fine delle qualifiche. Va Che adesso, fanno una traiettoria mamma mia, al strana. limite, però No! taglia. Taglia il Fanno Lomba. una traiettoria strana rispetto a me in quella curva. E si era migliorato comunque di 3 decimi. Sì, traiettoria diversa quella di Fa la Lomba. traiettoria di Glam praticamente. Perché io ieri allenando Glam, no? Che poi all'ultimo non ha concretizzato neanche lui. Eh già, ieri Siamo Red Bull sfortunati. serata nera. Niente, io riprendo con un braccio lesionato, ragazzi. E poi mi arriva un signor Antonelli in faccia. Vabbè, purtroppo è successo. Comunque ti segnalo, Paco si è migliorato, 17,9 è sceso sotto il 18. Bravo, bravo, Paco. Sempre famiglia Red Mentre... Bull. Esatto. Allora vediamo anche Ema si sta migliorando. Ha fatto un 18,8, vediamo se... Oh, l'Alfa Tauri di Giovanni con una Ferrari. Attenzione, no, mi sa che è una... No, è una No, Ferrari, è una attenzione. Ferrari, è una Ferrari. È quella di Tiger. Non so che è Tiger... successo. Oh, Tiger si è rigirato. Tiger si è rigirato. Un attimo un'incomprensione forse con Giovanni, ma Occhio, vediamo in... Tiger, che arriva la McLaren. Occhio, ti prego, non vi prendete su. Picotti! Massi che prega che non si prendono. Intanto Ema si migliora di 7 decimi. 1:18 e 131. Ma Mamma mia. tu non hai visto Gecko è entrato a cannone derapando?
Meno male che Ma l'hai evitato. la F3 è proprio chi ha voglia di fare, di dare spettacolo. Buah, Carlo. Formula Drift levati proprio. Formula Drift, esatto. E Vediamo. intanto, dai, ci tengo a salutare un attimo in chat i No, ragazzi si sono che... buttati fuori. No. Oh, Andrea... No. Modorobbi. Andrea, si chiama Andrea. Motorobot... Sì, Andrea, Andrea tranquillo. No, con... solo Andrea, solo Andrea. No, era Andrea con un'altra persona che non so No, chi. ma era da solo lì. E No, dalla minimappa c'era qualcuno. allora mi viene da pensare che sia la Mercedes, perché vedevo Checco che si è Era lanciato blu, era dopo. azzurrina E tipo, era allora mi sa azzurrina. con la Mercedes, quindi... No, con Tony LM, penso. Ma no, no, aspetta. Checco nel muro violentemente la perde. Pilota della È McLaren. ritirato? No, no. Oh! Che cosa fa? Che è successo? Che è successo? Non ho capito. Non ho capito. Si è ritirato. Si è Perché si è ritirato ritirato? Checco, non lo so. Intanto ritornerei un attimo qua davanti. Perché Vediamo, vediamo, vediamo la allora Red attenzione, aspetta. Matthew che si sta migliorando di mezzo secondo. Matthew si migliora di mezzo secondo e Zambrick salta. Allora teniamo d'occhio Matthew, perché può scendere anche sul 17-1 se non addirittura 16 alto. Ma deve riuscire a fare il miracolo adesso nel terzo settore. Vado ad affrontare adesso le chicane in seconda, per poi mettere la terza qui in uscita per cercare di trazionare meglio. Va adesso ad affrontare l'ultima curva, il tempo da battere. 1.17.204 arriva Matthew sul traguardo. 1.17.185. Riesce a battere comunque il tempo di Alex, ma per questione di millesimi. Questione di millesimi. Ma cambia qualcosa dalle Q complete alle Q brevi? Sì Perché che io vedo cambia un po'. che... Ma in Cambia... meglio o in peggio? In meglio. Allora, diciamo che le Q complete, se prendi il Q3, hai un netto vantaggio rispetto... Sì, ma ieri in Q3 non ho visto un No, 16, ma però ieri questo era sono un proprio la pista... 16-8. No, ieri era proprio la pista che Era difficilmente buggata. riusciva... Non buggata, ma che non era nelle condizioni Fucsia! ideali. E Fucsia Lomba ha levato 2 decimi. l'omba fucsia, sì, intanto Black Eye, No, pure buon pomeriggio anche Flavio. a te. Flavia, anche Pure lui, Flavio. penalità. No! Vabbè, ma che è successo, E raga? Flavio si è ritirato. C'è un Alfa Romeo là davanti, aspetta un Eh attimo. sì, perché ha avuto il contatto con l'Alfa Romeo, Flavio. Ma che sta succedendo? Non so. Oh, Lomba, Lomba, un Non altro lo so. fucsia, altri 3 decimi. L'omba altro forse. Però attenzione perché davanti si era girata anche un Alpine Spider. Ma è doppio fucsia, vediamo E Lomba. sì, l'omba comunque 17, sì, vediamo, perché comunque 3 decimi di miglioramento sono buoni, ma adesso deve riuscire a mettersi lì con i tempi, deve togliere qualche altro decimo, speriamo che l'ha levato qui nell'ultimo settore, arriva sul traguardo del lombista, 17,3, infatti rimane Buono. sempre in linea con il miglioramento dei Ma primi due settori. aveva levato primo settore 2 decimi fucsia, 2 decimi 8 fucsia. Poi qua nel secondo settore 3 decimi e 2, se non mi sbaglio 3 decimi e 3, E fucsia. poi, Poi ha perso nel attenzione là terzo. anche l'Alpine. Oddio. Fai. Vabbè, E Spider. Spider si è sta ripreso. avendo un po' di difficoltà adesso, ma comunque 18-1 che gli fa ben sperare per quella sesta posizione che ha anche adesso. Mentre vediamo Giovanni invece che si stava migliorando. No, prende taglia all'ultimo Giovanni. No, che sfortuna. 1.18.2 aveva fatto. 18-2 Si l'avrebbe metteva portato avanti di una ottavo. posizione. Mentre vediamo Gianluca che fa 18,9. Però mi sa che si sta lanciando adesso. Sì, si lancia adesso Gianluca, il Sì. pilota dell'Aston Martin. Oggi Aston Martin che purtroppo conta su un solo pilota, dato che il Sul nostro nostro giallo. Iacato è a Parigi, ricordiamolo, mentre Gianluca è qui in Spagna a Per correre. questioni di marketing. Potremmo dire questioni di marketing, potremmo dire anche altro, ma ci limitiamo a questo. Mentre vedo che si è lanciato anche Tiger, il pilota della Ferrari. Quindi allora vediamo intanto Gianluca che ha levato un decimo e quattro nel primo settore, vado ad affrontare adesso la S, però qua entra tanto largo, quindi sicuramente perde Ho tanto nella sbagliato. percorrenza, perde veramente tanto e anche No, ho qui sbagliato arriva anche qui. lungo. Vediamo se si Ragno, si migliora. No, sposta. infatti perde Gianluca mentre Oh, una Ferrari si è girata. Tiger, che non sta trovando la quadra. Tiger Boh. purtroppo non trova la quadra ancora.
Mamma mia, quasi la perde di nuovo. Però intanto 3 minuti alla fine delle qualifiche e là davanti Zambex è comunque. già uscito adesso. Ma là Vediamo. davanti quanto è bello vedere adesso Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bah, Bull. io sinceramente mi piace, però preferirei vedere quel blu scuro davanti. Ma magari la rossa davanti io non mi Vabbè, ma anche una lamento. rossa blu o un blu rossa mi andrebbe bene, dico. Poi importante in gara. Ma allora io ti dico, per come sta svolgendo la qualifica, per me saranno i primi quattro che se la lottano per le prime posizioni. I primi quattro sono loro. Da Paco fino a, ti voglio dire, Sono Ema tutti attaccati. se la lottano. E poi No, da vabbè, non Cozza lo in so. poi. No, in realtà neanche tanto. No, forse Cozza si mette lì in linea con gli altri, No, sai. ma più che altro sai cosa? Non abbiamo i tempi giusti pure di Zero, quindi non sappiamo se lui è uno che può lottare almeno per la quinta o per la zona punti. Non si sa in realtà. Perché Sarà da vedere. ha fatto un tempo, un crono, e ha fatto 18,6. Che non è Esatto. male, dico. No, non è assolutamente male. Poi l'ha fatto all'inizio della sessione. Quindi, se l'avesse. Se fosse sceso in pista anche adesso, avrebbe sicuramente migliorato. Io penso che un 18,0 lo avrebbe E quindi fatto. a questo punto ti metterei anche Zeros lì davanti. Mentre Ma, Cozza rientra lo i box. spero. Mentre Canel Zambrix, si è lanciato. corso il suo giro. E quindi. Vedo anche Ragno che sta andando a chiudere il suo giro. Poi andiamo a vedere là davanti i big dell'F3. Arriva intanto Ragno che si peggiora. Mentre Gianluca ha preso taglio. Tiger invece che sta provando a fare il giro. Ma no, alzato. Quindi Lomba si sta Si lanciando. migliora E Zambrix. Zambrisi si sta migliorando. Sul giro d'uscita anche Matthew Alex. La lotta per la pole position è qui tra questi quattro. Da tenere sott'occhio, quindi attenzione anche Paco che si è lanciato. Vediamo se riesce a mettersi in linea con i tempi. Si migliora 22.015 nel primo settore Paco. Attenzione allora. Attenzione anche a lui. Teniamo In settima d'occhio. piena, Mamma Zambrix l'ha mia. fatta in settima piena. Settima piena. E attenzione Lomba 21.9 nel primo Fucsia, settore. Fucsia Zambrix. Zambrix si sta migliorando ancora. Mamma mia. Che qualifica, attenzione allora, vediamo anche Paco come arriva sul secondo settore il pilota dell'Alfa Tauri. Vediamo se riesce a mettersi in linea, 51,6 si rimane in linea, quindi forse non è lì con i tempi, ma vediamo Zambrix allora che riesce a sfruttare anche un po' di sci, arriva sul traguardo adesso il pilota Red Bull ed è 1,17. Position provvisoria per Zambrix. Se E io te lo dichiaro giro attenzione foto. anche Lomba che ha fatto Fucsia nel secondo settore, Alex che Pezzo si sta annullato. migliorando, vediamo. Matthew si lancia. Paco Ma si è che riesce a rilanciato. fare 17,8 ma non si migliora più di tanto. E allora vediamo Lomba. Per adesso il suo Alex si è tempo migliorato. 1,17,3, vediamo se si migliora 17,168 e secondo. Madonna. E secondo. E 10 attenzione Alex millesimi. allora che lì in linea deve fare il miracolo adesso nel terzo settore, il pilota della Ferrari. Va adesso ad affrontare le chicane. Beh, Sinistra, guarda. destra. Seconda, terza, esce bene. Il tempo da battere, 1.17.152. Vediamo se arriva Alex sul traguardo con il tempo di 1.17.138. Ma attenzione perché non è finita. Attenzione perché non è finita. Arriva Matthew. Arriva Matthew, signori. Vediamo se riesce a migliorarsi. 27 7 millesimi. millesimi, un 27 pancino. millesimi. Ma che qualifica, che cosa stiamo vedendo? Neanche un decimo, cioè neanche un decimo. Arriva Matthew sull'ultimo settore. Ad affrontare le chicane, forse sbaglia un po' l'entrata. Seconda, terza, vediamo. Il suo tempo è 1.17.185, il tempo da battere è 17.138. Sul traguardo Matthew ce la fa! 1.17.115! Madonna. Ed è il pole position, una super pole position per Matthew! Che si riesce a migliorare così di pochi millesimi. Ma che qualifica qua davanti. Che qualifica. Che Mamma cosa mia. Ma abbiamo visto. Tutti sul 17-1. cioè io non lo so, ragazzi, io penso che se in gara si tengono queste gerarchie, allora lotteranno per tutta la gara praticamente in quattro, poi un po' più distaccato c'è Pago e poi tutti gli altri, i primi quattro sono su un altro passo. Ma c'è lotta da tutte e due le parti, sono due Mamma mia. gruppi. Mamma
Ma due gruppi tutti attaccati, eh? Ma come hanno spinto, Io veramente? non lo so. Comunque, permettimi di dirlo, questi quattro stanno dimostrando di essere letteralmente da F2. Cioè, guarda là, Mamma mia. 53 millesimi, quattro piloti. È incredibile. 53 millesimi, neanche in F1 comunque, Ragazzi, per neanche in piacere, salvatemi F1. lo screen perché questo va postato. Te lo salvo pure sulla play. Vai, vai. E quindi, signori, i primi quattro, Matthew, Alex, Zambris, Lombista, poi a seguire più distaccati, Paco, Spider, Ema, Giovanni, Cozza, Pexalzero, Sgragno, Gianluca, Andrea, Checco, Tiger, Flavio e Tony. Signori, questa è la griglia di partenza per il Gran Premio di Spagna, ma qua davanti ci sarà una lotta non incredibile, di più. E Si prende una ragazzi, permettetemi scazzottata. una cosa, è solo la F3. È solo la F3. Mamma mia. Qua si combina come un film di Bud Spencer e Terence Hill. Proprio sono sparato. Nessuno si ferma, senza esclusione di colpi. Cioè, di giro un attimo, quello sorpassa l'altro e poi si sorpassa. Jimbo, non ti puoi distrarre, Non mi posso distrarre, signori. Ma qua non sono concessi attimi di respiro perché conoscendo l'F3 ci sarà eh? Non non ci colpi di di scena, di più. più. Esatto. 15 Altro che secondi. film degli Avengers. Ma che sto i Qui film c'è degli proprio Avengers? Qua abbiamo la Formula 3, F3. ragazzi. Ragazzi, adesso che stiamo per iniziare velocemente, mandate il link al volo perché questa gara non ve la dovete perdere, assolutamente. 3 E secondi, 2, pronostico! 1. Pronostico! E non Lo lo possiamo fare facciamo più. dopo, attenzione, 3, 4, sui motori, 5, per il Gran Premio di Spagna della Formula 3 Kings Cup, vediamo, parte adesso, buono spunto da parte di Matthew, mantiene la prima posizione, vediamo Alex un po' impiantato, attenzione, un AlphaTauri che va anche sull'erba cercando di prendere la Oddio. posizione sulla Red Bull, vanno in traverso Gorgona, si fanno vedere, oh c'è il No! contatto, c'è il No! contatto lì in curva 1, hanno usato troppo, No! e c'è Lo stato hanno il chiuso in un contatto. panino, praticamente Zambrix è diventato un condimento per un panino perfetto. Safety car, subito safety car Lombista Che e Paco peccato. ritirati. Ma così no, regà, no, così no, dai. Cioè, fino a un attimo fa gioivamo e ora. È così l'F3. Dà il dolce anche l'amaro, purtroppo. Zambrix anche alla rotta. Eh sì, praticamente è successo un casino. Io ero nell'onboard con Zambix. All'esterno c'era l'Alfa Tauri e all'interno c'era la McLaren, no? Sì. Zambix ha frenato un po' prima per non incappare in tutti e due, ma lo hanno stretto mentre frenava proprio. Si sono chiusi. La Aspetta McLaren che ha sto vedendo. preso. La No, McLaren ha ah, ok, preso ho l'Alfa Tauri. visto. Mi sa che Lomba abbia chiuso un po' la linea. Ma Lomba ha forse ce chiuso l'ha la chiusa Red Bull. involontariamente alla fine. No, Perché si sono stretti, non poteva fare allora finché niente. si sono stretti, ok, diciamo che l'Alfa Tauri di Paco vedeva che Era un po'. Quella era un un po' po' più al limite la sua colpevole. mossa. Sì, No, ma sì. neanche tanto colpevole, come ti posso dire? Non c'era Poteva spazio, non c'era evitare. tanto Esatto, spazio. perché già era andato con due ruote sull'erba in partenza e quindi era un po' Appunto. discutibile la mossa. Per carità, se riusciva a farla all'esterno su due, Allora, finiva se un ci riusciva sorpasso. va bene, ok, però Sì. alla fine anche Lomba non lo so. Io ieri in partenza che ho fatto, ero 14esimo, sono partito non Aspetta, tanto aspetta, bene. leggevo un attimo. Vediamo, No, dammi infatti adesso, Lomba mi dammi. diceva che non ha girato il pad. Sì, allora, lo so che non Ah, avete girato perché non ha sexato nessuno alla fine. Però è si stato. sono Era la stretti. direzione in cui era posta la macchina che ha portato a questo. E No, ma più che altro è quindi. la pista che va a stringere, quindi è Allora, normale che la si sono pista un po' è presi. andata a stringere, è vero, in curva 1 poco poco, ma essendo che va verso destra, sì, Non un ci po' potevi fare stringe. niente, non ci potevi fare niente, perché forse doveva alzare pure Lomba. Lomba non ha alzato perché giustamente lui aveva la traiettoria interna. Però non ha messo in dubbio che se avessero fatto la curva in 3, Lomba avrebbe preso il cordolo e si sarebbe girato. Aspetta, Poi, Lomba però che è interno. appunto, avrebbe preso il cordolo interno che non si deve prendere perché ci sono i dissuasori. Allora, se lo prendi però bene lo puoi Sì, anche fare. in Però sì, qualifica sì, c'era in anche il gara un rischio. po'. Perché lui prendeva i dissuasori perché se la facevano in 3 non c'era spazio. Mentre ti faccio vedere che secondo me
l'Alfa Tauri di, penso che era Giovanni. No, Giovanni sarebbe aspetta, andata quella lunga. coinvolta era Paco. Ah, era Paco, scusa. L'Alfa Tauri di Paco sarebbe andata lunga. Avrebbe dovuto Ok, sì, tagliare l'asci, avrebbe Zambi. dovuto tagliare, sì, quasi sicuramente, perché se no non ce la faceva assolutamente. Zambrix si toccava con Lomba. Lomba si girava, Ma Zambrix in Zambrix realtà continuava. nell'incidente era anche proprio. Cioè lui non c'entrava nulla. Cioè, Appunto, è stato vittima. È stato chiuso in un Zambrix più panino. sfortunati così non lo so. Sembra a me. Forse la Red Bull. Ok, no, Fuori da Lomba sfida. lo sappiamo che non era in curva, stavamo analizzando la situazione No, se non fosse c'entra. No, continuata. purtroppo non ci colpa nessuno dei tre. È stato un caso che. Sì, è successo e quindi. Pensavano di farcela tutti e tre. Però non ce l'hanno fatta. Vabbè, meno male che ci sono stati pochi ritirati. Purtroppo, Beh, alla Lomba e fine sì, Paco. allora abbiamo perso un possibile contendente alla Alla vittoria. vittoria. E anche Paco non era da sottovalutare perché era tra la Drop 6, Drop 5, che era lì, eh. Aspetta, Però vabbè. non, sì. E Cosa? Che è quindi successo? no, no, niente, niente. Stavo sentendo un attimo quello che dicevi Ah sì. Vabbè, ora vediamo. Speriamo tu. Eh sì. che non ci Mamma mia, siano però altri colpi di veramente scena. io con tutto il bene che voglio all'Omba mi dispiace per lui che sta. Cioè, vittima di due ritiri di fila, prima Miami e poi Spagna È un anche po' un oggi. periodo E no. poi ricordiamo, ragazzi, prossima settimana c'è Monte Carlo, quindi la situazione non è che. Io sarei tentato a correre, ragazzi, ma non posso correre, il mio braccio non me lo Sì. permette. Comunque, safety car in questo giro, non l'abbiamo detto, ma sono rientrati i box Tiger, Gianluca, Toni e Zambrix, quindi Non ci loro che piace hanno la fatto. safety car a noi. Loro che hanno fatto la sosta, però là dietro hanno un grande vantaggio, soprattutto Tiger che è il primo di quelli che ha fatto la sosta, ma Aspetta, adesso. Allora. tanto vantaggio Allora, se non esce la safety, cioè se non esce un ulteriore safety, allora quello è un vantaggio, ma se ne uscisse però un'altra. all'ultimo devi Oh, vedere col aspetta consumo che com'è. qua Che i è Tiger si successo? sono toccati un attimo. Vabbè, non è Mamma mia. Però successo attenzione, niente. adesso qua c'è Alex chiuso in un panino Mercedes. Vediamo Matteo quando darà lo strappo. Attenzione, no, si No! toccano. C'è stato il contatto. Ha frenato Matthew. Qua Frenato una Matt. ripartenza da rivedere perché mi sa che Ema ha danneggiato l'ala. No, forse è Spider che ha Spider, danneggiato. non Emma. Perché Matthew ha frenato. Niente. E quindi Matthew ha adesso. frenato. Emma era un po' più distante dal gruppo. Infatti si è preso un po' di Esatto. spazio. Avevo fatto Attenzione, però bene. qua vanno gota a gota. In tre sono verso curva 3. Boh! Cozza Giovanni e Ragno. Cozza Giovanni e Ragno. Attenzione, vediamo se anche Zeros qui riesce ad unirsi alla festa per la lotta alla quinta posizione. Oh, Monster con Flavio, Flavio! Attenzione, vediamo se Flavio resiste all'esterno. Non ce la fa, che ecco quindi Bravo, bel rimane davanti. sorpasso. Bel sorpasso, Monster. Bel sorpasso ha fatto che con bel sorpasso. Buon sorpasso da parte di Monster che quindi si porta in nona posizione mentre Tony bandiera attaccata a gialla. Gianluca. Si è Attenzione, girata vediamo. l'Alfa Romeo. E Andrea che purtroppo non ha trovato la quadra qui in Oh! ripartenza. Zambrix è salito Mamma sul pezzo mia. giallo. Usa tutto, Zambrix. Attenzione, attenzione anche a Tony. Tony. Vediamo se riesce ad affondare la staccata. Tira la staccata qui alla 10 Bella! con Gianluca Bravo! che però cerca Incrocio, incrocio! l'incrocio. Vanno Occhio, insieme, ma ragazzi! Tony chiude così e riesce a mettersi Bravo, bel davanti. Buon sorpasso! Bel sorpasso da parte di sorpasso! Tony. Gianluca un po' ha provato l'incrocio, perché poteva Ci ha staccare. provato, sì. E qua davanti Oh, intanto Zambrix, Zambrix! Attaccatissimo 19-7. dopo a Gianluca. Spider che quindi che entra i box è stato Andiamo. vittima Peccato. del contatto in safety car. Speriamo che riesca a riprendersi. Adesso sono tutti qua abbastanza distaccati, nessuno riesce a tentare l'attacco. Un'altra volta Andre si è girato. Mica si è girato un'altra volta. Sfortuna per lui, mentre attenzione ritorniamo qua davanti perché c'è Oh, lotta per la P1. Matthew. Alex e Matthew con Alex che cerca la staccata all'esterno nei confronti di Matthew. Vediamo, vanno insieme, gota a gota adesso verso la S. Vanno insieme Qui con deve Alex che affonda lasciare. la staccata all'esterno. La affonda all'esterno e Bello. la chiude così, si mette davanti. Mamma mia. Incredibile. E Alex è leader del Gran Premio di Spagna. Ma attenzione perché Matthew non ci stava dentro, però deve alzare qui. Deve alzare Alex, non gli lascia la posizione, non gliela lascia così. Dopo Miami se la lottano così.
Adesso al quinto giro dei 17 dovranno ancora fare la sosta. Quindi vediamo come se la gestiranno. Adesso Alex che rimane davanti, vanno ad affrontare la chicane qui dell'ultimo settore. E vanno così con Ema, anche lui molto più distaccato a 3 secondi dal suo compagno di squadra. Ho l'impressione che Matthew sia un po' più carico, secondo me. Anche Matthew se ora sta sì, guadagnando perché abbast ha usato ma ti dico, l'ex. forse un po' più carico di Alex lo è. Cioè, hanno usato tutto l'ex Alex e Esatto, devono stare un attimo più Guarda, Emma. tranquilli con la gestione ex, mentre Ema si... Oh, attenzione qua dietro, oh, un contatto, mamma mia! E contatto qui, si sono ritirati Ragni e Gianluca. No, povero Ragni. Ed è un'altra safety car, un altro... Pure Flavio è stato coinvolto. Allora, ho visto che qualcuno è Sfortuna. riuscito a schivare, ma gli altri purtroppo, Ragni e Gianluca, non ce l'hanno fatta. Minchia, cioè Flavio ha schivato tutto e tutti, eh. E Flavio Pure sì. Flavio. Eppure Mamma mia. Zambrix è passato a cannone, ha fatto destra-sinistra, se ne Ma sorpassa i anche Tiger, io tutti. l'ho visto dall'onboard di chi si era girato, mi sembra Ragno proprio, prima che si ritirasse. Questa è l'adrenalina che ti porta a fare cose che tu Non ti aspetti, esatto. a mente fresca non riusciresti a farle io a quest'ora se non fossi stato così tanto attaccato in quel modo. Io avrei frenato proprio, mi E sarei intanto, ma spaventato e avrei allora, fallito. aspetta, ti spiego cosa è successo. Si sono sbinnati l'Alfa Ho Tauri, visto l'Alfa Flavio. Tauri. L'Alfa Tauri, Flavio è un'altra auto che non ho visto. Mi pare che era la Williams. Poi passano Sì. la Ferrari e la Red Bull. E poi Mamma mi sa che è mia, arrivata l'Aston Martin mentre si stava rimettendo in pista un'altra auto e l'ha preso purtroppo e quindi non sono riusciti. Comunque, si sono fermati. aspetta qua che si ribalta completamente la classifica perché a sorpresa vediamo. E non ce Zambrix la davanti fa a Emma. Alex. Ma si è ribaltata la classifica. Tiger quindi leader del Gran Premio di Spagna, Toni in seconda posizione. Attenzione qua, mamma mia, con calma ragazzi. Con calma qui. Sai che ho capito che è una Aston Martin, però dico, è la safety, non la devi passare. Tiger, Toni, Alex, Matthew, Zambrick, Sema, Cozza, Zegos, Checco, Spider, Giovanni, Flav che è entrato in box e Andrea. Quindi per adesso la griglia è questa qui con le due Ferrari in prima e terza posizione, le due Mercedes quarta e sesta, Red Bull in Diciamo le quinta posizione, soste, Williams in seconda. Hanno fatto tutti tutti una si sono sosta, fermati, quindi adesso tutti possono andare gialla. tranquillamente fino in fondo. Però guarda che Tony e Tiger hanno 5 giri di media. Esa, Zambrix ha 5 giri di media pure. allora io ti dico, a vederla così e anche per i dati che abbiamo, Tiger e Toni sono quelli più svantaggiati. Ma più svantaggiato è Toni, perché Toni ha dietro subito Alex, che ha la gomma più fresca di lui, e davanti c'è Tiger che può Ma approfittare del fatto come. che Alex può Ma scappare, ti diciamo. dico una cosa, come warm up della gomma, quelle usurate, quelle di 5 giri, sono messe meglio, loro partiranno meglio, avranno un po' più di aderenza rispetto a quelli con le gomme fresche. Ok, questo è vero, il fatto che hanno la gomma anche un po' più usata, sì, gli permette di avere un piccolo vantaggio. Certo, ce l'hanno già gommata. Sì, ma alla fine... Vabbè, sotto questi giri di safety anche quelle nuove si gommeranno, però. Le gomme si gommeranno, questa mi piace. Oh, è vero, così si dice, Sì, come lo no, vuoi no, vabbè, è dire? l'espressione, Il per gioco di dire. parole. Esatto. Comunque, Massi, siamo all'ottavo giro di 17. Adesso che c'è Setti, secondo me è Non giunto il me lo dire, momento di non me lo fare. dire, non la voglio più fare. Non Mi sto voglio. zitto. Allora, facciamo così, raga. Scrivetelo voi. Esatto. Scrivetelo voi in chat. Noi non facciamo pronostici. E Anche se io nel cuore. infatti, c'è chi mi dice: Jimbo, basta gufare. Lo so, la smetto di gufare, Noi stiamo infatti. zitti, non parliamo, perché se parlo io e poi parla pure Jimbo, Vabbè, allora succedono a le posto. Io ho detto i colpi di scena ci sarebbero stati. Sì, ma colpi di cose. Non scena non è che così. mi dovete prendere la parola colpi nel vero senso della parola. Non che mi ritrovo Zambrix e mi viene un colpo, me lo ritrovo ultimo, dico. Allora, il primo giro è successo, ma adesso è comunque quinto. Non ha Ora sì. posizione niente male.
senza safety car, col passo che aveva, che stava andando a superare tutti, io penso che gli sarebbe rientrato davanti. Ok, comunque che McParty ci dice Alex Matthew Zambrix per lui. Alex, ma ti dirò, per me non ha tutti i torti. Non lo so, sai, sono tutti Allora, meno di un su. decimo, quindi. Beh, veramente sono stati attaccatissimi in qualifica, quindi. Sta gara la vince chi è davanti, stop. La vince che è davanti e che riesce a gestire meglio sia gomme che Hertz, che Poi riesce a se hai l'assetto difendersi. scarico, se hai l'assetto scarico, non ti prende nel rettilineo, devi solo resistere nelle curve. Esatto. E allora adesso Che vediamo Tiger difficile come l'assetto. gestisce la ripartenza. Che. Spero che non freni pure lui. Lo Vediamo. spero. No, allora sta aspettando. Lui aspetta che giustamente la safety deve ancora rientrare in box. Vediamo. Potrà partire solo quando la safety è rientrata. È Vediamo. rientrato. È Parte, rientrato. parte, parte adesso. Buono spunto da parte di Tiger, ma anche di Alex. Vediamo se riesce a prendere subito la posizione. Ma guarda, Matthew anche lui. Un ottimo spunto. Vado a affiancare la Ferrari di Alex. Allora vediamo. Adesso sono in 4 con tensione. Vediamo chi è che allunga la staccata qui. Alex nei confronti di Matthew. Vanno insieme, ruota a ruota. I due E ha attaccato contendenti. Matthew. Tensione, Alex all'interno. Continuano così. Con Zambrix su Zambrix. Matthew. Ma attenzione Bello. anche Tony qua per la lotta. La prima! Si toccano quasi! E c'è intanto Alex che li infila tutti e due. Ed è 1-2 Ferrari, attenzione. Vediamo se qualcuno si fa vedere la All'esterno Williams Zambrix. che non ce la fa. All'esterno Zambrix. Zambrix all'esterno, ma Matthew resiste dall'interno. Matthew resiste dall'interno. Attenzione, vanno insieme qui al serpente, alla S. Con Zambrix. Mamma mia che uscita che ha avuto, vanno insieme alla 9. Va, qua Ha alza, alza. mollato. Saggio, saggio, saggio. Saggio Tanta Zambrix, ma decisione. guarda Emma com'è vicino. Emma è vicino. Va all'interno nei confronti di Zambrix. Tira, l'ha staccato il pilota della Mercedes. Vediamo se riesce ad affondare il colpo. Vanno Bravo insieme, ma non Zambrix. ce la fa. E Zambrix difende con Oh, Matthew. all'esterno Matthew. Attenzione, Matthew con Tony vanno insieme. Adesso quasi che si Oh. sportellano. Tony cerca di difendere comunque la posizione, ma Matthew gli fa capire che qui non c'è spazio. E quindi si mette Occhio a davanti. E Zambrix. adesso lì davanti. Lì davanti cosa vedo? Alex in prima, Tiger in seconda, Matthew adesso che viene messo sotto attacco da parte di Tony. Quasi che si toccano, mamma mia, al limite. Vanno insieme adesso verso curva 1 con Tony dall'esterno. Vediamo, Matthew allunga la staccata e si rimette davanti lì in terza posizione con Zambrix che a sua volta si fa vedere. Va adesso a prendere tutta la scia con Tony, che è però costretto forse ad alzare un po', quindi forse Zambrix ha un piccolo vantaggio, ma non riesce comunque a tentare l'attacco anche qui alla 4, Oh! quasi a baciare il posteriore. Adesso, e si è sbinnato una Ferrari e Tiger! Si è sbinnato Tiger! C'è bandiera gialla, però non può passare. Non può passare, ma sotto bandiera Oh, gialla! ma che intanto passa Zambrix. Ma era sotto bandiera gialla, non lo so. Vedremo cosa fare dopo nel post-gara. Occhio Attenzione. Zambrix! Mamma mia, Zambrix quanto ha Quanto ha rischiato. tagliato lì! Vanno insieme Certo. adesso uno dietro l'altro. Ripartenza safety che è stata veramente Si è incredibile. Ora girato qualcun intanto altro. Flavio si gira e la stava perdendo anche Tiger. Ma Tiger già l'aveva persa. Eh sì, però è andato di nuovo lungo. Comunque, Alex continua in prima posizione. Mamma mia, qua arriva un po' lungo, però comunque. Rimane anche costante sui tempi perché gira in 19,7. Matthew non sono riuscito a prendere il tempo, ma penso sia comunque lì a 3 secondi di gap da recuperare adesso. 3 secondi di gap, quindi Guarda vediamo Zambrix. cosa riesce a fare Oh, Zambrix. Zambrix incrocia. Mamma mia, vediamo, incrocia, incrocia Oh, all'esterno di Ema. all'esterno. All'Alonso. Alonso. E Alonso 2. E Alonso 2. Alonso 2. All'esterno, Abbiamo. mamma mia, cosa vuole chiudere? Ci riprova, si tocca Oh, con Ema che però no. esagera. E c'è stato il contatto. No, no, dai, E no. si è ritirato Zambrix, attenzione. No, dai, no, no, no. No, non ci sto. Mi dispiace, non ci sto. Così non si può. Prendere provvedimenti. No, Lo no, a vedevo sempre parte sotto tutto, libro. non. No, non è giusto. Tanto al limite la staccata di Ema, posso dirti. Sì. Tanto al limite la staccata. All'esterno. No, allora, Zambrix l'aveva quasi chiuso. Ema ha provato a tirare la staccata, ma lì c'era pochissimo spazio per provare. Addirittura dico allargato Zambrix, quindi in ogni caso colpi a lui non se ne può dare. Ma per Effettivamente qualcosa sì. perché No, ha no, no, vabbè, allargato. ma alla fine per Era quello che anche abbiamo visto all'esterno. noi.
Vabbè, Non esce vedremo. safety car. Non esce safety, No. quindi continuano così con Mi gap dispiace. che rimane comunque uguale. Vabbè, comunque c'è una Red Bull in quarto. C'è È Zegos. vero, c'è Zegos. Attenzione, è a Zegos con nominare Giovanni. Zegos con Giovanni, vediamo. Attenzione, Zegos se riesce. Deve provare un incrocio qui, vediamo. Oh, Tiger, si è ritirato. Tiger intanto si è ritirato, non riesce. Quindi il pilota della Ferrari. Ah, mala la rotta, Zeus. È vero, l'ha danneggiata forse per il contatto di prima. E quindi adesso vanno così con Spider e Cozza che sono rientrati in box. Si è ritirato anche Flavio nel mentre. Flavio che si era ritirato, quindi Alex adesso in prima con Matthew che ha continuato a guadagnare e adesso è scesa a 2,5 Ma il poco distacco. poco guadagno, sta Esatto. gestendo più che altro Alex. Infatti guarda quanto versa rispetto a Matthew che ne ha 20, Matthew, beh Alex sì, ne ha ne ha poco. 50. Eh sì, Alex sta gestendo bene. Però stavolta ha girato più lento Alex. Sta gestendo, Matthew sta spingendo tanto. Adesso a 4 giri deve riuscire a mantenere questo gap. Diciamo che lui sta aspettando, secondo me, che Matthew gli arrivi sotto, per poi usare tutto l'ERS e Allora, sai che come tattica non è sbagliata, anzi, forse è più che giusta, scappare. Si ti difende dirò. per gli ultimi giri, sta aspettando, infatti. Se non spingi risparmia pure gomma, perché sono a parità di gomma, gli stessi giri. Quindi chi tiene la gomma nel modo migliore avrà un vantaggio negli Esatto, ultimi perché giri. poi abbiamo visto anche ieri in F1 che nonostante tutto Marco con 70% di usura, e dico Ha forato. 70% di usura, ha forato. Io non ho mai forato col 70% di Cioè gomma. io in Mai. realtà mi ricordo, poi era anche un altro gioco, ma sul 2020 feci una garincina che vai col 95% di gomma a fine gara. Vabbè, io che ho fatto tutta la gara 50% con le rosse 2021 a Baku. Ti devo ricordare Brasile 2021, Ecco, doppietta Red Bull, con le doppietta Red rosse Bull, 18 21 giri. giri, no, 21 giri, 21 giri. 21, Ma poi dico io, 21. quando sei entrato in box, che era praticamente metà gara, dicevo, ma questo dove va con Sì. le rosse? Io, state tranquillo, ci penso io. Stai tranquillo, ma intanto ti segnalo che qua Matthew continua a guadagnare, ha guadagnato un mezzo secondo, però quasi 3 decimi. Però, Alex allora... l'ha persa adesso, Ha eh? perso sì, ma Alex, come hai detto... Ha Ma... Oh, spinto! Matthew, errore! Errore per Matthew! Errore per Matthew, la perde! E adesso deve cedere anche alla No, pure seconda Vecchiaia! posizione. Attenzione, vediamo, passa l'Alfa Occhio al Tauri. Ed rientro! è in quarta posizione Matthew. Che peccato! Che Guarda Zegos peccato come per cammina piano. Matthew! Adesso con calma Matthew, cerca di non fare altri errori, perché le gomme... Ora avrà le gomme surriscaldate, quindi deve Più che stare calmo. surriscaldate un po' rovinate, quindi... Anche. Ma ora lui spinge un'altra volta e si va a prendere E Giovanni. questo è il primo errore da parte di Matthew in tutta la stagione. Ci sta, ci sta. Beh, alla fine capita, perché capita, però quando Quando succede... sei sotto pressione, sei al limite, ci sta. Esatto, Purtroppo perché non puoi l'abbiamo fare visto, niente. stava spingendo, stava recuperando su Alex, forse per provare una traiettoria diversa, che è una cosa anche che... Succede a molti, ha cercato di guadagnare tanto qua, forse guadagna veramente tanto su Giovanni che mi sa ha fatto un errore, quindi vediamo, per Matthew sicuramente non è finita, 2 giri dalla fine con adesso il 15° iniziato, Alex lì indisturbato per ora in prima, adesso Matthew deve cercare di recuperare e quantomeno minimizzare i danni. In questo momento il nuovo entrato Tony è secondo. È secondo. E tu sì, secondo il pilota della Williams. Ed è entrato oggi. Esatto, no, veramente, Tony... Costante, è un pilota molto costante. Esatto, allora lui sai che cosa ha fatto? Ha fatto la stessa strategia di B-Level in Miami, Me lo perché... chiami Blevel, per favore. Mamma mia, ma ti giuro, io da quando lo... Ci provi tu, il bello ci No, io provi, non te lo ci devo provo spiegare. proprio, è diverso il fatto. Ah, allora, non te lo posso dire, lo dico fuori la live. Lo Vabbè, dico dopo, dopo ragazzi. la live ci diciamo tutto quello che ci dobbiamo dire. Ah, oh, vai tranquillo. Oh. Oh.
Blevel, così. Blevel, sì, Ma perché scusami, ma poi Blevel è più bello, cioè. Ce no, perché se nella lo grammatica possiamo fare. italiana, Allora, ce lo possiamo far dire da lui. Perché sì, sì, allora, ok la grammatica, ok tutto. in Però può anche base a essere come è che. scritto, in base a come è scritto, tu vedi un trattino, uno spazio tra la B e level? No, è un nome attaccato, quindi Blevel. Va bene, ascoltiamo il signor Massi. Comunque, Match è vicino. Stavolta Match è vicino, vediamo, avrà possibilità dell'ala mobile. Ha pure un po' diversi. Mentre Giovanni lo ha finito, Giovanni l'ha finito, letteralmente. sì. Si avvicina. Ora mo. Ma è un problema per Giovanni. Qua ancora Match che va ad aggredire il cordolo nonostante lo spin di prima. E adesso rimane lì vicino, 4 decimi. Nel corso del penultimo giro vediamo se Matthew si inventerà qualcosa. Perché vede anche Tony. Quindi secondo me tenterà il tutto per tutto. Vediamo forse qua riesce ad avere un'uscita migliore. Si avvicina ma ancora non basta qui. Quindi adesso alla S rimane dietro. Vanno verso la 9. Vanno verso la 9 con Matthew che si fa vedere incollatissimo all'Alfa Tauri. È incollatissimo. Va adesso ad attivare S e DRS. Vediamo se S si avvicina. Si fa vedere all'interno, affonda la staccata nei confronti di Giovanni. Riesce quindi a passare. Però attenzione, Giovanni dall'esterno, vediamo, non riesce a difendere. Quindi Matthew passa. Si va a riprendere per adesso quella che è la terza posizione. Vede anche Tony lì davanti. Vediamo se riesce a riprendersi quella P2 adesso nel corso dell'ultimo giro. Con Giovanni però che a sua volta ha possibilità del DRS nei No, confronti di Giovanni ha preso 3 secondi. Tony. Esatto, Giovanni 3 secondi, quindi molto molto pesanti questi. Però nonostante ciò vediamo si avvicina. All'esterno vuole andare ma qui non c'è spazio. Attenzione, vanno insieme ruota a ruota. Quasi che si sportellano con Matthew che però non ci sta. E attenzione, Giovanni No, tenta no, 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 no. l'incrocio, ma va sull'erba. Dove è andato Giovanni? Dove è Ci andato ha Giovanni? Ha provato. tentato il tutto per tutto, ma non penso che gli serviva così tanto dato che ha 3 secondi. E questo è un'occasione per Matthew quasi sfumata, dato che Tony era lì davanti, lo vedeva. Ma intanto andrei qua davanti perché c'è Alex che sta ondeggiando. Assapora. Alex, stai calmo, eh? Se la prende con calma lui. Va ad affrontare adesso il terzo settore. Ondeggia. Guarda, guarda, guarda. Ondeggia dopo Miami. Ad affrontare le ultime curve. Questa Ferrari che c'è. Sta ritornando anche in F3, signori. Alex De King vince il Gran Premio di Spagna. E la conquista così. La Ferrari c'è. Ed è un back to back dopo Miami. Un back to back, la rimette così in prima posizione, sono altri più 25 in classifica, importantissimi. Tony che chiude in Guarda Tony come seconda. esulta. E Tony Bravo anche Tony, lui bravo. veramente bravo. Matthew in terza posizione, Giovanni in quarta, poi ad arrivare Bravo Zeros, anche Giovanni. lui bravo in quinta Bravo Zeros posizione. con l'ala rotta è riuscito a tenere comunque la posizione, a non perdere tanto da Ema. Anzi, ha guadagnato addirittura su Ema. Esatto, Zeros comunque ha dimostrato che. Allora, Ah, Ema ha un bel ha passo. fatto la sua gara zitto zitto, Io aveva glielo anche l'ala consiglio. rotta, però comunque appunto è stato quello il vantaggio, perché gli altri si sono presi e lui è riuscito a fare la sua gara tranquilla alla fine. Purtroppo per l'ala rotta ha concluso quinto, perché secondo me anche una Dici quarta che ci ce la poteva faceva? stare. Sì, ma ti Sì, dico. aveva un bel passo, aveva un bel passo. Ha resistito pure su Ema con l'ala rotta. Esatto, Non comunque mi vedo riesci perché. a invitare Alex, Matthew e Tony in party intanto? Se la mia play me lo permette, sì. Va bene, se no Vediamo. faccio io al volo. No, no, ora vado sul gioco dell'incontrato e li invito subito, anche se su Perfetto. Alex c'ho l'amicizia. Anzi, vediamo se. Sì, Alex è qua. Ok, E Alex è già Tony intanto attivato. votato pilota del giorno, penso che sia più che Quindi meritato alla fine. ripetimi, Allora, Alex. Alex, Matthew e Tony trattino basso LM03. Matthew. Matthew ce lo dovrei avere pure tra gli amici, però. Gli altri. Ok, Matthew è qui. Non mi Ok. compare. Aspetta, Tony. dettami Tony. Tony Allora, come. T grande, tu scrivi Tony con la T Tony. grande, trattino Ok. basso LM grande 03.
M pure grande. Sì. LM 0 3. Eccolo qui. Se la play lo permette, ecco, grazie. Ah, ce l'ho pure tra gli amici. Non Ok, me lo sono perfetto. ricordato. Intanto qua ci stiamo godendo il podio di Spagna. E comunque Zegos me l'aveva detto che se non faceva errori o non gli succedeva qualcosa mi stupiva. E alla fine così è stato. Ma Zeros Quindi. più che altro ha avuto sfortuna nelle prime gare, perché il Esatto, passo lo guarda, ha aveva. girato in 21-0, che era un. Con l'ala rotta. Esatto, Con l'ala 21-0 rotta. era a mezzo secondo dal miglior giro di Giovanni, nonostante tutto. E lì, Alex, intanto buon pomeriggio. Bonsoir. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ma Che che buon buon pomeriggio. pomeriggio. E vabbè, sono le Ho detto 5. buonasera perché sono abituato ormai a farle io le interviste, quindi quando uno Ah, è approccia. vero. Matthew, buon pomeriggio anche Non è un buon pomeriggio per lui. a te. A lui è non pomeriggio. Lui è un buon no. Il Basta. buongiorno si vede dal pomeriggio, dal mattino, dicevano. Sì, Jimbo, A dal pomeriggio. parole. Va bene, sono abbastanza fusa, tranquilli. Tony, intanto, buon pomeriggio anche a te. Allora, intanto, ragazzi, vi chiedo se avete la condivisione dell'audio attiva. Stavo per dire, Io millegiti. sì. Bella, Ok, Alex sì. raga. Ciao Tony, Tony mi Ciao, controlli un Tony. attimo se hai la condivisione dell'audio attiva dalle impostazioni del party? Aspetta. Comunque, allora, dovrei mutare un attimo il gruppo perché vedo che si sta accendendo una discussione più che accesa. Oh no, che è successo? Sì, a me attiva. Ok, perfetto. Guarda Allora. Zero, sei venuto ad esultare, scusa Jimmy, mi ha scritto in Sì, privato lo so, lo Zeros. so. Sono contento per lui, ti dico la Mi ha verità. scritto prima scusa Massi, perché sicuramente col contatto è successo, no? Ora mi fa sì, ce l'ho fatta, mi sono sbloccato. Esatto. Raga, comunque Zeros ha mandato la clip, a parte aver colpito Ema che si è girato, ha fatto lo slalom tra di nuovo Ema Sì, l'ho visto, e l'abbiamo preso. Zambris. Mamma Comunque, mia. Massi, che fa? Li vuoi intervistare tu i nostri piloti? Ma Io onore. direi. Se mi lasci l'onore, sì, Vai, vai, ti lascio a onore. te. Facciamo dal terzo fino al primo. Allora, cominciamo dal pilota Mercedes, il signor Matthew, che oggi non gli è andata tanto bene, ma sapevamo che aveva il passo per stare con Alex. Signor Matthew, ci dica che cosa è successo. È l'effetto della febbre, c'è poco da dire. C'è un po' di eco, Ah, è aspettate che vero, noi c'è un non po' di l'abbiamo eco. detto, ma Matthew ha corso con Come aveva la 38,5 di febbre? febbre. Ah, io non lo sapevo. Sembra Ma io mi Hamilton, sono non mi ricordo dimenticato di dov'era. dirlo, colpa mia, Non raga. mi ricordo dov'era. Hamilton ha corso con la febbre, mi pare, in Russia ha pure vinto. Ma tipo, sì. È L'ho tipo visto Hamilton così che corre col bravo. mal di schiena. A A Baku. Dai, Matthew, dici un Come po' la tua. Vabbè, è comunque è successo stata questa cosa? una gara un po' strana perché la qualifica ha fatto capire che ce la saremmo giocata in quattro. Curva 1 ne ha Esatto. tolto uno, un altro contatto ne ha tolto un altro. Poi io sapevo bene che con le rosse avevo meno passo rispetto che con le gialle. Poi con le gialle ho fatto un errore mentre stavo recuperando mezzo secondo al giro. E vabbè, è andata così. Ci stavo credendo, Abbiamo dai, ho visto. recuperato in tre giri, quindi un secondo e mezzo ci stavo credendo. Ho osato un Esatto, no, sacco. allora Sembra all'inizio Miami che c'ero c'era. io dietro che mi davi la speranza che ti stavo seguendo Avete e poi. invertito i gol, Alex ha Perché detto, tu a me io mi hai fatto all'inizio. questo? Bene, ti restituisco il favore. Ma proprio con le medie non avevo passo, cioè. No, ma comunque si è visto che Alex, quando Matthew stava recuperando, lui un po' stava risparmiando. Poi ho visto nel momento in cui è scesa un secondo e due, vado a guardare le erse di Alex. E Alex da 50 di erse è passata a 22. Ho detto, e allora sta andando a recuperare veramente Matthew. Ho detto, mo so cavoli sui. E Però invece. poi E si è invece, girato. sì, Però è guarda, stato. mi E poi è stava stato lo stesso bloccando. punto in cui l'anno scorso mi sono girato proprio in Spagna alla prima gara in F3, che ho perso il primo podio, vabbè, quello l'ho preso in Canada, però. Questo significa non sai imparare dai tuoi errori.
Però volevo vincere. Vabbè, io mi stavo aggrappando alla speranza del mio assetto più scarico di Matthew che mi avrebbe salvato. Ma infatti è una cosa assurda, su rettilineo mi recuperavi troppo. Allora, io proprio all'ultimo, durante la qualifica, ho abbassato l'ala anteriore. Quanto che hai messo? Il gioco te lo consente. Da 45 a 40. Io, pure io, avevo 40-37 io ieri. E anch'io 40-37. E io 45-37. Dillo che l'hai preso da me l'assetto, dillo. Possibile, perché il mio assetto era 45-37, però poi era ho uguale al mio. 45 sì, e l'ho fatto era come al mio, pure io l'ho fatto 40-37. Tutti poi. Lo stesso assetto ci abbiamo, allora. Aspetta, avevi geometria delle sospensioni, massimo, massimo, minimo, minimo, al solito. Sì. Poi avevi di sospensioni 717. 13, poi 3 qualcosa, 7. Sì. Va bene, sì. Raga, prossimamente setup Kings Cup, creiamo il canale, vi vediamo tutti. Vai, ancora Jimbo domani salotto Kings Cup, domani sera prima della gara. Come lo facciamo? Ma io ci sto. Bello, Discord. Come idea. No, ma che Discord? Possiamo creare il party e parliamo. Vabbè, ma no, magari meglio la Discord. No, se dobbiamo fare facciamo no, la live se può faggi. Vabbè, la Discord puoi mettere pure la live. Jimbo, sentici un attimo. Se dovessimo fare il salotto di Kings Cup, il pre-gara della gara reale, se potessimo fare la live... Ma allora, io la live la farei pure, sai, però... Cioè, come la gestiamo? Se non me la posso organizzare oggi per domani, capito? Facciamo vabbè, tipo il Masseo, no? Che mettono in base. Però sarebbe bello farlo anche tipo con la webcam, una roba fatta meglio, no? Cioè... Aspetta, che c'è la barba che sembra botta a sei tempi d'oro. Aspetta un secondo. Vabbè, permettetemi un attimo, che qua ci stiamo dilungando troppo. Abbiamo delle interviste da fare. Abbiamo discorsi di marketing ormai. Andiamo da Tony, dai. Che... Va bene, dai, andiamo da Tony, che è stato un po' zitto, allora... zitto adesso che ci stava sentendo. Vai, Massi, ti lascio a te. Tony, new entry, arrivi secondo. Niente da dire. Allora, ciao raga. Innanzitutto, da dire che sono partito quindicesimo. Esatto. Poi, che in realtà mi si era scollegato il pad, quindi ero rimasto lì fermo, vabbè, e mi ha squalificato. Ah, ecco comunque, che succede. Ah, ecco perché. Sì. Comunque poi, vabbè, partenza un po' pericolosa, un po' strana, ma... Che è successo? Per fortuna. Perché calcola che mi sono trovato una macchina davanti, ma in tutto quel casino non ho neanche capito. Mi sono trovato una macchina davanti e ho rotto tutta l'ala, quindi forse infatti se avete visto ho cambiato, non lo so, forse era un Aston Martin, non lo so. Forse una McLaren, comunque... perché si è girata una McLaren là davanti, non lo so. Comunque poi cambio le gomme e vabbè, ho fatto tutta la gara con le medie. A un certo punto avevo pure pensato di ricambiarle e mettere le russe, però poi ho detto no. Vabbè, non sono abbastanza usurato, infatti ho proseguito con questa strategia. Guarda, e mi è andata bene. Ti dico solo che eri l'unico che aveva 13-14 giri di gomme gialle. Sì, ma infatti sono arrivato forse con il 60% di usura. Vabbè, ma comunque sei stato bravo, hai concretizzato, sei riuscito ad evitare l'incidente, sì, e sei arrivato sì, a poi. Sì, infatti, sì, grazie. Beh, io direi di passare... Che dici, Jimbo? Passiamo o no? Passiamo o non passiamo? Passiamo o non passiamo? Non lo so. Direi passiamo... Te la lascio a te, perché è della tua Ferrari Academy, dai, te la lascio. Allora, a te. Carissimo Frazzo. Buonasera Gigone. Prima cosa, veramente i miei complimenti. Questa gara l'hai gestita veramente non bene, di più. Hai fatto quello che dovevi, sei riuscito a sfruttare le situazioni al meglio che potevi e l'hai portata di 9 in prima. So contento, perché comunque il passo con le soft secondo me era il più veloce, poi con le medie ho perso un bel po', ma sono riuscito a gestirla bene, ho evitato ogni tipo di rischio. Poi quando Matthew ha iniziato, era sul secondo e mezzo, ho sparato tutto verso il rettilineo, là mi stavo un po' cadendo sotto, ma niente. La mia gara si è divisa praticamente in tre situazioni: la partenza,
le due ripartenze di safety. Esatto, perché poi, vabbè, partenza discutibile quello che è successo dietro, però per il resto te stavi riuscendo anche a metterti in prima, poi ti sei ritrovato in un panino Mercedes, ma comunque ne sei uscito fuori. No, non so che è Ripartenza. successo, ma tipo Matti ha frenato e mi ha colpito Emma. Ma aspetta, la Spero non sia ripartenza safety, stato. ora che ci penso. Cioè, che cosa è successo effettivamente là? Perché, giusto per capire. Allora, io pensavo che Aspetta, Matti fosse una partito. cosa. Parla prima Franzo e poi Vai lascio Franzo, parlare vai, vai. Matti. Inizialmente pensavo che Matti fosse partito, infatti sono ripartito male dalla ripartenza, perché poi ho frenato verso dove c'era la riga bianca. Sì. Quindi io ho frenato per non prenderlo, lui è partito e mi sono ritrovato là E qui fermo ah, e intanto Emma mi ha ok. centrato. E quindi poi c'è stato il contatto a catena dietro, va bene, Matthew? Ma io invece, cioè, siamo in parte con Ema, quindi l'ho vista anche dall'altra prospettiva. La cosa è che Spider ha tamponato Ema Emma ha colpito me. Ema ha colpito, cioè, nel senso, è stata una cosa di Spider, perché io ho dato lo strappo dopo cioè in modo che Fraz, giustamente, cioè, non è che so. Vabbè, è stata pure Cioè, una bella faccio. ripartenza perché l'hai Sì, fatta ho in fatto bene, ho sospensione fatto in prima modo che io della. stavo dritto e tu Sì, stavi sì. ancora in curva, quindi ho fatto il mio. Però Alla fine, dietro. quindi è stato più un errore di Frazzo più No, che errore l'errore è di. stato di Spider che poi ha fatto partire la carambola, di base è stato quello. Perché Allora, Matthew. sì, perché Spider. Era quarto. No, aspetta, dovrei rivedere la clip perché adesso le altre visuali non ce le ho presenti, quindi. Vabbè, in Allora, da quel sostanza. che ricordo, Matthew ha alzato leggermente il piede. Io ero molto vicino, quindi per non prenderlo, ho leggermente frenato e mi sono sentito toccato Ma da dietro da scusate, ma che è Emma. successo in ripartenza di Ciao safety Massi, stiamo car? parlando proprio di questo. Ah, scusate, no, perché stavo parlando con Emma, che mi ha detto lo so per il contatto, dall'altra parte. ora ne riparliamo poi post gara, però così queste conversazioni lasciamole fuori live. Sì. No, Va ma che è bene. successo? Perché dalla nostra visuale si era tipo visto che c'era Matthew. Non so se è stato Matthew, era lui il primo che Massi aveva l'audio. rallentato. Come? L'audio? In che senso l'audio? No, vabbè, dico, stiamo andando là. Vabbè, niente. No, Niente, ecco qua. niente, niente, vabbè, sorvoliamo. In sostanza, Frazzo prima posizione, Tony secondo, Matthew terzo. Non so se ci potranno essere cambiamenti in griglia, cioè la griglia finale, intendo. Saranno da Non so. vedere. Io voglio dire solo una cosa, Vai. la curva dopo il curvone di Spagna è la migliore di tutto il tracciato, perché La io 10? Matthew poi No. con do no, quella La dopo il 4, la curvone 4. della sì, Quella là dopo il Alonso ha fatto curvone una a super destra. battaglia con Matthew, Vero, poi c'è vero. L'ho presa stata proprio al limite tutto mentre cava te. la ripartenza, siamo stati in quattro là, siamo riusciti, io sono passato, poi Tiger è rimasto là, Matthew ha passato Tony, tutto un caos, ma alla fine non, nessuno si è girato, ritirato là, quindi mi è pure molto piaciuta. Ma anche complimenti a Matthew perché abbiamo fatto ruota a ruota quasi tutto il settore là ed è stato fantastico. Esatto, no, veramente là davanti, poi già dalla qualifica io quell'immagine Oh la devo mamma, che qualifica! qualifica! 54 millesimi. 54 millesimi, io quell'immagine la metto su Instagram, ragazzi, Ma sappiatelo. neanche la F1 eravamo così. Cioè, uno ha tirato una botta che mi E pare che era permettetemi di dirlo che voi quattro avete Singapore. dimostrato di essere da F2. Oggi l'avete dimostrato, e anche per bene. Cazzo. Però Peccato c'è un che poi è problema che è la successo quel trazione, che è casino. la differenza tra F3 e F2, quindi è tutto Quello da poi si vedere. vedrà, quello poi C'è si un po' di vedrà. Vabbè, gente che si è lamentata pure della trazione completa, della trazione media, vabbè. quelle sono discussioni che poi abbiamo affrontato, ma per il Sono resto. sempre colpa. Comunque, la colpa è sempre la trazione. Se ti sbini, colpa è la trazione. Ah, non è colpa mia quindi se ho No, fatto solo 16 vabbè, punti. quella è A colpa posto. tua. Quella è colpa Vabbè, tua. Massimo, Quella è colpa. Ehi, moderi i termini. Va Moderi i termini. bene, va bene. Ragazzi, io devo andare, vi abbandono. Sì, va Va bene. bene, dai. Va bene. Ciao Ti ragazzi, rinnovo i grazie. complimenti per Ciao, ciao, la ciao. P2. Va bene, Grazie, ragazzi, ciao raga. vi.
Vi rinnovo i complimenti anche a voi due per la P1 e la P3. Io direi che qua possiamo anche andare a chiudere. Massi, ti ringrazio di essere Grazie. stato qui a commentare la Formula Grazie a 3. lei e grazie a voi per lo spettacolo. E signori, chi è che lo vuole dire? Anche se l'abbiamo Adios. detto. No, no, cosa? Dico, prossima settimana, che cosa abbiamo, Prossima signori? settimana, Oh signori, no. abbiamo, lo dico io. Prossima settimana, signori, abbiamo appuntamento di F2, F1 e poi F3. Mercoledì l'F2 a Monaco, signori, a Monaco. Ecco, Quindi l'ha detto ci saranno dei colpi di scena. Chissà, qualcuno si inventa Leclerc della situazione. ciao Quindi non lo possiamo sapere. No, Jimbo, tu no. Vedremo. In F1, chissà, c'è quel Gino Felicio, signori, che quel record ah. mondiale là a Monaco in prova a tempo. Fa tanto. Fa tanto. E in F3 chi lo sa se rivedremo una E qualifica come poi, questa? chissà, in conta che io ho visto 3 già la prova al tempo, siamo tutti lì comunque con i tempi in prova Tranne a tempo. Scusate, do un altro piccolo spoiler mercoledì per l'F2. C'è un signor Dragons Andrea che in prova a tempo gira più veloce di quelli di F1, ho detto tutto. Ragazzi, è signori, da detto vedere. questo, io chiuderò la È da vedere. live e voi prossima settimana tutti live per Monte Puntatevi la Carlo. sveglia, puntatevi la Mettete la sveglia. sveglia, esatto. Signori, buona serata a voi.